il finale amaro, una partita giocata che dignitosamente, la verità, andiamo subito al sodo, è che nei momenti cruciali noi abbiamo passato tre palloni in mano a loro e loro hanno fatto tre contropiede. Hanno fatto la ola tornando giustamente e noi il carattere ci è sceso sotto le scarpe, perché non puoi dare tre palloni che hai in mano te a loro per superficialità di passaggi consegnati. È una roba purtroppo che paghi e che abbiamo pagato. Poi dopo possiamo parlare di pick and roll, di tagli, di tutto quello che volete. Mi sembra mosso la palla, l'abbiamo giocata dentro, l'abbiamo giocata fuori, loro sono un'ottima difesa, abbiamo fatto dei punti. Dato un'occhiata così sommaria alle statistiche, abbiamo più rimbalzi, una migliore penetrazione, una migliore valutazione, una percentuale migliore al tiro, ma le palle perse ci hanno condannato. E così è amara, amara. Anche perché poi, ripeto, per noi ci gira sempre così. Ieri avete visto Pistoia, con tutto rispetto, ha vinto l'ultimo tiro e noi ovviamente perdiamo al supplementare. E così è amarissimo. Però questa volta, nella forse partita migliore, una delle migliori che abbiamo fatto, ci abbiamo messo del nostro, perché non puoi, ripeto, passare la palla in mano agli altri. Poi parlare anche su un piede, può succedere. Ma no, dagli la mano per tre volte. Domande? Senti Sandro, come mai nell'overtime, è vero che Tarne aveva quattro falli, però come mai hai scelto di partire con lui in panchina nell'overtime? Perché Tarne mi ha chiesto un minuto di respiro. Avevano tirato il collo e mi ha detto, non gli ho detto ci sei, dice, ma ha fatto così con la testa, ho detto che okay, cambio un minuto. Sandro, scusa, il 27esimo stava 62-46. Perché non abbiamo vinto di 30, questa è la domanda. No, la domanda è perché sono usciti tutti e tre insieme, Young, Turner e Anosic. Io ho qualche... Perché loro hanno chiesto di uscire, o meglio, voglio essere preciso e non voglio essere frainteso. Io chiedo continuamente a loro come stanno, specialmente quelli che impiego di più. Anosic ha chiesto lui il cambio e Young mi ha detto così fino alla fine non ci arrivo. Io li ho tolti, in quel momento lì li ho tolti. Probabilmente, se vuoi che ti dica questo, te lo dico, li potevo anche togliere prima. Se li toglievo prima, per volta, magari sbagliavo. Lo so, se potessi decidere la partita prima, la farei a tavolino. Col senno di poi. Avrei saputo già alle 5 che perdevo tre palloni alla fine e perdevo il supplementare. Che tanto poi si va a finire lì. Senti Sandro, il problema playmaker mi sembra evidente. È vero che i soldi non ci sono, però insomma, anche questa sera Pecine non ha dato niente. Come voi sapete, noi ce ne rendiamo conto, ma bisogna fare le cose con quello che si può, ragazzi. Se non si può, stiamo parlando del niente. Cosa volete che vi dica? Avremo bisogno magari di un uomo in più, ci sono squadre con 9 giocatori che si lamentano perché non possono allenarsi. Noi di solito ci amminiamo in 7. E noi questi siamo. Ce ne rendiamo conto. Sandro, senti, avevate impostato la partita... impostato la partita molto bene, forse una delle migliori partenze, no? Non dover sempre rincorrere, ma avete fatto voi la partita, magari loro, può darsi anche vi abbiano sottovalutati, però li avete tenuti abbastanza sotto, è stata anche una bella reazione prima dell'intervallo. Io ho l'impressione che quando è uscito Dyson, che per voi era considerato il pericolo pubblico numero uno e loro lo considerano il loro leader, forse c'è stato un attimo di dire magari è finita, e invece è arrivata proprio la reazione. Non so cosa dirti su questo, può essere una chiave di lettura. Sinceramente io a questo non ci ho pensato. È ovvio che Brindisi, visto che è prima in classifica e non gliel'ha regalata, doveva avere una reazione. E anche lì abbiamo sofferto un attimo, probabilmente abbiamo portato la palla di là troppo lentamente, ma torniamo in diverse occasioni, siamo andati di là troppo lentamente, ma torniamo, è un po' il problema che abbiamo detto prima, che è abbastanza evidente, ecco.
Alessandro. Io volevo chiederti anche. Young questa sera finalmente c'è stato, insomma, magari fosse una buona ripartenza per lui, no? Speriamo che sia finalmente finito questo tunnel in cui si era cacciato. Ma ce l'auguriamo. Lui ha sempre avuto l'atteggiamento di stasera, come vi ho detto altre volte, come mi dovete credere. In allenamento lui è sempre così, fortunatamente gli è andato qualche pallone dentro, speriamo che abbia preso fiducia, la verità è che ci serviva questa partita per fare un sorriso un po' a tutti noi. E purtroppo di nuovo credo che sinceramente avremmo meritato di vincerla, ma alla fine i due punti non li abbiamo presi, quindi ci guarderemo un po' storti, quindi quello non passa bene la palla, l'allenatore non capisce niente, è la storia dello sport, è così. Bastava una palla persa almeno, un pallone diverso, eravamo qui a... con altre facce, perlomeno sicuramente io e anche i giocatori. Sì, no, volevo chiederti, purtroppo se guardi anche i punti che sono venuti dalla panchina, no? 39-8 ti dice anche quello che non stai ricavando forse adesso da, dai tuoi uomini, insomma, quando entrano. Cioè, la sensazione è quando devi fare un cambio, c'è sempre paura, insomma, che chi entra non tenga il livello, quello è un po' il problema. È un po' il problema, questo è un po' il problema dall'inizio e se abbiamo una colpa la società e io verso l'allenatore, ma lo dico sempre come complimento verso i giocatori, è aver avuto la aver voluto fare un campionato diciamo di Formula 1 avendo le possibilità di allestire l'Utilitalia e questa è oggi l'abbiamo visto. Anzi, forse oggi non l'abbiamo visto, perché ripeto, abbiamo tenuto testa alla squadra principale, a una delle protagoniste del campionato, scusate, abbiamo tenuto testa, ditemi voi se oggi non avremmo meritato, peraltro sia chiaro, Brindisi ha vinto, ha meritato anche lei, ma non è che avremmo vinto, dice guarda che fortuna quelli di Pesaro che hanno vinto.